Ciao, benvenuto in questo unboxing del Voodoo Lab Pedal Power Mondo, uno degli alimentatori top di gamma della nota casa californiana, gentilmente fornito da Gold Music SRL per, diciamo, questa review. Già dalla scatola possiamo un po' capire dove ci vuole portare, diciamo, questo alimentatore. Si rifà la fascia degli alimentatori di fascia alta che permettono di alimentare veramente qualsiasi cosa. Diciamo che il primo paragone da fare quando abbiamo avuto il Guru Sam's Power 5000 si rifà un po' a quella tipologia di alimentatori lì. 12 uscite isolate per eliminare loop di massa e hanno di fondo. Tutte le uscite sono compatibili a 9 volts, con pedali che vanno a 9 volts. Ha 6 output ad alta capacità per pedali digitali, può alimentare Strymon, Eventide, Line 6, il boss, i pedali della serie Twin, quindi il DD20, il Giga Delay, il Chorus a due pedali, diciamo i pedali grossi della boss, il TC Nova e tanti altri, che diciamo risolve il problema principale sia mio che anche di altri professionisti, che è quello di alimentare questi super pedali, questi super delay, come nel mio caso il Korg SDD3000 o il Timeline o il Time Factor, il Mod Factor, il Pitch Factor per esempio, o il Mobius, diciamo ti aiuta ad alimentarli senza avere un ingombro disumano che può essere quello di una scarpetta, come ho tenuto io in pedaliera per un po' di tempo. Due uscite per simulare la batteria scarica, anche il Power 5000 aveva questa opzione per simulare la batteria morente. Non ho mai utilizzato questa opzione, sinceramente, diciamo non ha... c'è chi può piacere, ottima in caso bisogna portare la pedaliera in studio per avere, diciamo, quella tipologia di sonorità, ma in live, se si suona soprattutto in pub, non so fino a che punto possa cambiarti la vita. Trasformatore toroidale per, diciamo, meno rumore possibile, include cavi e detachable AC line cords, cioè per la corrente alternata, alimentazione 18V e 24V via cavo opzionale, disegnato e costruito da Voodoo Lab in California. Passiamo quindi all'unboxing. Quindi, la prima cosa che, diciamo, salta all'occhio in questi casi è la dimensione. Dalle foto devo ammettere che sembrava molto molto più grosso, mi sarei aspettato un catafalco di dimensioni imponenti, però devo ammettere che non è molto grande, facendo il paragone con il bellissimo controller del mio NES Mini, cioè è grande quanto due volte e un terzo controller di un Mini NES. Non è grandissimo, esistono altri alimentatori anche di alto livello un po' più piccoli, per esempio il Mezza Barba Gravy, non il Mezza Barba Gravy, il Mezza Barba Sentinel, però devo ammettere le dimensioni sono molto molto contenute, veramente questa è una cosa che va data alla Voodoo Lab, mi aspettavo una cosa molto molto più corpulenta, molto molto più ingestibile. Dietro ci sono le due prese per la corrente e le varie uscite e la ventola di raffreddamento. Ovviamente ci sono più gruppi da 400 mA, 9 e 12 volts. Ci sono poi i vari gruppi isolati dove possono essere gestiti con il 9 volts e il 12 volt, anche questo piccolo switch. Attualmente ancora dobbiamo testarlo, non abbiamo ancora avuto la possibilità di montarlo, poi qui c'è un altro paio di switchini, penso per gestire, sì, praticamente per l'uscita 18 e 24 volts. Però ancora non abbiamo fatto nessun test, sono arrivati praticamente ieri, e ma a breve verranno poi montati in pedaliera. La confezione ovviamente è compressiva del cavo di alimentazione, della rete elettrica, vari cavi per alimentare ovviamente i pedali e, diciamo, tutta la cavetteria standard che esce con questo tipo di alimentatore. Alcuni adesivi molto molto carini, questo, cioè, mi piace sempre quando arriva qualche
qualche adesivo bello da mettere o sul flight case o da qualche altra parte sulla custodia, e ovviamente il manuale di istruzioni. Attualmente questo è uno dei prodotti nuovi che la Voodoo Lab sta cacciando. Sembra dire parecchio, già di per sé, per quanto riguarda dimensioni e struttura e opzioni, diciamo opzioni di alimentazione in questo caso. Vedremo come si comporterà e poi ovviamente sul nostro sito troverete tutto quello che avremo da dire a riguardo. Ciao!